Ciao dolcezze, oggi ho preparato per voi una torta che è salutare, infatti è privo di burro, latte e anche uova, ma ha quel succo di mandarini all'interno e anche quei pezzettini di mandarino che gli danno quel gusto in più. Io la ricetta l'ho preparata ho usato una teglia di 20 centimetri, ma se voi volete usare una teglia più grande o più piccola, vi consiglio di andare a guardare la tabella alla fine di questo video con tutte le diverse quantità per le diverse dimensioni di tortella che avete. E adesso andiamo a prepararla. In una ciotola capiente setacciamo ed uniamo la farina. Ed il lievito. Quindi mescoliamo con una frusta. In un'altra ciotola invece aggiungiamo il succo dei mandarini, l'acqua, l'olio lo zucchero e anche la scorza dei nostri mandarini e montiamo fino a quando non otteniamo un composto omogeneo. Quindi versiamo il composto liquido al composto secco e lavoriamole fino ad ottenere un impasto liscio, setoso e naturalmente privo di grumi. Versiamo l'impasto nello stampo di diametro che abbiamo scelto e come vedete lo stampo dovrà essere o foderato alla base con della carta forno oppure imburrato e infarinato. Sbucciamo e puliamo i nostri mandarini. E poi tagliamoli a fettine. E mettiamoli nel nostro composto. Quindi inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi in forno statico, oppure se volete utilizzare il forno ventilato la cottura sarà a 170 gradi. Una volta che sforniamo e la lasciamo raffreddare, la nostra torta è pronta per essere gustata e si può decorare semplicemente con lo zucchero a velo o anche con dei pezzettini di frutta. Prima di tutto però andiamo a vedere la consistenza. È morbidissima, all'interno vedete anche i pezzettini di mandarino ed è molto molto buona.
Grazie mille per aver visto questo video fino alla fine, spero che vi sia di grandissimo aiuto e se non siete ancora iscritti al mio canale mi farebbe tantissimo piacere se lo faceste, così anche che potete ricevere tutte le nuove notifiche sui miei nuovi video. Vi ricordo che nei miei video non soltanto troverete delle ricette su dei dolci veramente buonissimi, ma anche la tabella con le diverse porzioni e anche quantità per le diverse dimensioni di teiera che avete. Grazie di nuovo e noi ci vediamo al presto. Ciao ciao!